Hey, ciao Pocoyo. Guarda, guarda, che cosa fa Ellie? Qualcuno sa dire a Pocoyo cosa sta facendo Ellie? Ellie fa il giocoliere, Pocoyo! Sembra proprio divertente, vero, Pocoyo? Pocoyo, giocoliere! Oh, cielo! Beh, imparare a fare i giocolieri richiede molto tempo, Pocoyo. Ellie, tu come hai fatto a imparare? Credo che voglia mostrartelo. Così è stato il polpo che ha insegnato a Ellie a fare il giocoliere. Andiamo, Pocoyo. Non essere timido. Lo so che fare il giocoliere è molto difficile, Polpo, ma Pocoyo si è messo in testa di provare. Oh, lo stai copiando! Molto furbo! Pocoyo, sei fortunato. Il polpo ti farà da maestro. Pocoyo, giocoliere! Interessante. Credo che il polpo voglia farti saltare, Pocoyo. Bravissimo! Ora vuole che ti raggomitoli a palla, Pocoyo. Beh, prendila così, Pocoyo. Stai diventando proprio bravo a... ecco... a fare qualunque cosa sia quella cosa che stai facendo. Pocoyo, giocoliere! Oh! Mi chiedo quello a cosa serva. A quanto pare il polpo ha caldo. Oh, ma guarda, è interessante. Ora il polpo vuole che tu apra e chiuda un ombrello. Cosa avrai in mente? Bravissimo, Pocoyo! Che succede? Sembra che Ellie e il polpo vogliano mettere su uno spettacolo. Oh, credo che il polpo voglia farti partecipare allo spettacolo, Pocoyo. Sì, tu! Ah!
Ora capisco perché il polpo ha fatto fare quegli esercizi a Pocoyo. Sei troppo giovane per fare il giocoliere, Pocoyo, ma non per fare da palla agli altri. Alla fine sei riuscito lo stesso ad essere la star dello spettacolo. Evviva Pocoyo! Ciao ciao! Alla prossima! Indovina indovinello. Ehi, ciao Pato! Per caso hai visto Pocoyo? Lo sto cercando perché mi ha detto che mi avrebbe insegnato un nuovo gioco. Beh, se lo vedi fammelo sapere, ok? Ehi, ma che cos'è? È un albero blu o una specie di ciminiera? Perché ridi in quel modo, Pato? Tu sai che cos'è? Lo sai? Cos'è che ti fa così ridere? Forse è un... Ehi, l'avete visto? Ma si è mosso! Va bene, mi arrendo. Non so che cosa dire. Ma guarda, ora ce ne sono due. Non saranno per caso un paio di quelle strane creature celesti, alieni? Qualcuno di voi mi sa dire cosa sono questi oggetti azzurri? Oh, sì! Ma allora eri tu, ho capito! Vabbè, l'avevo quasi capito! Ce l'avevo sulla punta della lingua! Il mio gioco! Il tuo gioco? Ma sì, Pocoyo, ho capito! Questo è il gioco che mi volevi insegnare! È un gioco a indovinelli, vero? Dai, fammi provare ancora! Sì, sì, un alieno! Muoio da ridere, Pato! Bene, bene, ci siamo. Mi pare che sia una specie di montagna? No! È una montagna? No, 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 infatti lo sapevo. Bene, non è una montagna. Allora è... No, non me lo dite. Che cosa? Il bruco? Questa non me l'aspettavo. Ok, ci sono ricascato. Qualcuno può darmi una mano? Voi lo sapete che cos'è? Ellie! Sì, giusto! Ellie, lo sapevo! Facevo solo finta, ma lo sapevo dall'inizio, più o meno. Giochiamo ancora! Oh sì, sì, certo, giochiamo ancora. Ora che mi sono riscaldato, sono sicurissimo che indovinerò. Non vai con i tuoi amici, Bruco? Sì, questa la so! Facile! È un fiore! Un enorme fiore rosso! Gigante! È un fiore che canta! No! No, 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 aspetta, lo so, è un elicottero. No, anzi, non un elicottero, è un mulino a vento. Un mulino a vento che canta. No. Ok, non che mi serva aiuto, ma qualcuno di voi può dirmi che cos'è? Oh sì, certo, è il polpo. Perché non ho detto subito polpo? Siete davvero bravi in questo gioco! Giochiamo ancora! Oh, meno male! Ci posso provare di nuovo. Stavolta indovino sicuramente. Ehi! Ciao, Ronfottino! Forse tu mi puoi aiutare?
Oh sì, questa la so, questa la so, questa la so, la so, la so, la so. Non lo so, non ne ho idea, proprio nessuna idea. Che cos'è? Chi lo sa? Pato! Oh sì, certo, è pato, ma certo! Sì, 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 sì! Ma andate già via! Possiamo fare un'altra partita? Non ne ho ancora indovinata nemmeno una, vi prego! Sì, fantastico! Grazie! Sono sicurissimo di aver imparato a giocare e stavolta indovinerò a colpo sicuro! E questo cos'è? La so, questa la so di certo! Sono i miei amici, Ronfontino, Pato, Pocoyo e Ellie! Sì, amici! Ah, wow! Cooking with Ellie. Cuciniamo con Ellie. Hello, Ellie. Che cosa stai facendo? Vuoi che indovini? Vediamo. Un grembiule, apron. Un frigorifero, fridge. Ok. Un forno, oven. Una torta, cake. Stai cucinando una torta. Delicious. La torta va sul tavolo. Table. Molto bene. Oh no! Ellie dice che adesso dovrete cucinare un'altra torta. A quiet moment with Sleepy Bird. Un momento di silenzio con Ronfotto. Hello, Pocoyo. Una sedia? C'è? C'è! Un tavolo? Table? Una torta? Cake? Pocoyo. Cake. Bye. Cake! Well, good night. Sapete dirmi che cosa indossa Ellie? Un grembiule, apron. Ellie dice di mettere quella torta nel forno, oven. È quello il forno? No! It's the fridge! It's the fridge! È quello il forno? Yes, yes, yes! It's the oven! It's the oven! Ellie dice di mettere quelle cose nel frigorifero. Fridge. Fridge. È quello il frigorifero? No, no, no! It's the oven! È il forno, oven. Fridge? Yes! It's the fridge! Well done! Number menu, il menù dei numeri.
Ah, è ora di fare un buon pranzetto. E Pato è pronto per ordinare da mangiare. 5 apples, mele. Molto bene. 5 apples! Oh dear. Beh, che ne dici di 5 mushrooms, 5 funghi? Ah, povero Pato. Sapete dire a Pato quanti cuori, hearts, ci sono? 5 hearts! Esatto, 5. Oh no, arriva Bruco. Presto, apparecchiate la tavola. Glasses, bicchieri, plates, piatti. Hurry, presto! Candles, candeline. Chairs, sedie. Presto, sotto al tavolo! Surprise! Surprise! Sorpresa! È una torta per te, Bruco! Oh, dear! Se l'è mangiata tutta! Ora dovrete cucinare un'altra torta! Let's sing! Cantiamo! I have a fridge, I have an oven, I have a cake to cook, I have an apron, I have a table, I have a chair, I have a cake to cook. Chair, I have a cake to cook. Ah, sembra che Pocoyo oggi voglia fare costruzioni. Non c'è nulla di più divertente che costruire una bella torre. Ciao, Pocoyo! Ciao! Intendevo, oltre a buttarla giù. È anche una bella giornata per invitare un amico a giocare. Ellie! Giusto, Pocoyo! Ellie viene a giocare! Certo! Batti i piedi e barrisci! Fai finta di essere Ellie! Beh, sarebbe bene fare un po' di pulizia prima che arrivi, non credi? Non ti entusiasma fare pulizia, eh? Oh, una scopa! Sì, una scopa! Non è fantastico? Pocoyo sembra proprio contento della scopa. Sai come si usa Pocoyo? Non è esattamente ciò che intendevo, ma sembra proprio divertente. Sapete cosa Pocoyo finge che sia? Un cavallo! Un cavallo! Giusto! Pocoyo finge che la scopa sia un cavallo. Sì, ho visto! Pocoyo fa il cowboy! Bravissimo! Certo, certo, ma non è...
Ah, ora l'hockey su ghiaccio e la scopa e la mazza da hockey. Mi è sempre piaciuto l'hockey su ghiaccio. Pocoyo tira! Rete! Pocoyo! Pocoyo! Gran bel tiro, Pocoyo, ma... qualcuno sa cosa fa Pocoyo ora con la scopa? Chitarra! Una chitarra! Wow! Incredibile! Quando fai così, e poi salti, e sprecci, e butti giù tutti i cubi! È bellissimo! Che strano! Pensavo che le scope servissero a riordinare. Ah, ora che ci penso, non avremmo dovuto fare una certa cosa. Oh certo, ora mi ricordo! Qualcuno doveva venire a giocare. Ma chi era? Qualcuno dice a Pocoyo chi doveva venire? Ellie! Ellie viene a giocare! Esatto! Ellie sarà qui fra un attimo. Dobbiamo mettere in ordine e presto! Dobbiamo mettere tutto a posto prima che arrivi Ellie. Calma, 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 Pocoyo. Pensa un attimo. Pocoyo, scusa, ma non è il momento per... Ah, ho capito. Pocoyo ha messo al lavoro il suo cavallo. La sua mazza da hockey. E la sua rumorosa chitarra per fare ordine. Brillante idea! I cubi saranno a posto in un batter d'occhio. Evviva Pocoyo! Si fa pulizia in un attimo quando ci si diverte, vero Pocoyo? È appena in tempo per l'arrivo di Ellie. Ah, è stata proprio una bella giornata per Pocoyo, che ha scoperto che anche riordinare può essere divertente con un po' di fantasia. Sembra che ci sia ancora molto da divertirsi. Ciao ciao, alla prossima! Ciao Pocoyo! Ciao! Cosa combinate voi due oggi? Ah, giocate al ristorante! Bello! Dal suo cappello direi che Ellie fa il cuoco. Questo significa che tu, Pocoyo, farai il cameriere. Ora però vi servirebbe un cliente. Se solo ci fosse qualcuno che facesse finta di avere fame. Credo che Pocoyo abbia bisogno di aiuto. Vedete qualche buon cliente per il ristorante di Pocoyo ed Ellie? Benvenuto al ristorante finto di Pocoyo, Pato. Accomodati. Guarda il menù, Pato. Tagliatelle, che bontà.
Povero Pato, sembra che non gli piacciano le finte tagliatelle. Ah, un bel frutto per dessert, un'arancia! Sembra proprio buona, vero? Arancia! Un'arancia! Un palloncino! Aiuto! Pato è proprio arrabbiato! Cosa hai, Pato? Hai tanta fame! Ma, Pato... è un ristorante finto! Già! Ecco perché si chiama il ristorante finto di Pocoyo! Era per gioco! Pato, si divertivano così tanto con un papero così affamato. Peccato che non abbiano vero cibo da dargli. Ha una fame da lupi. Un dolce vero! Idea geniale, Ellie! I dolci sono il cibo preferito di Pato. Pocoyo, corri a prendere Pato. Volta! Eccolo qui. Ciao, amico Pato. Siediti e mangia un po' di torta. Pato, no, 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 Pato, no, no, Pato, 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 no, 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 no. Pocoyo, Pato crede che la torta sia finta. La farà cadere, aiuto! Che cosa possiamo fare? Ci date una mano? Mi aiutate a far capire a Pato che è una torta vera? Povero Pato! Ah! Un altro cliente soddisfatto! Evviva Pocoyo! E... evviva le torte! Alla prossima!